Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere una ricetta per rendere un po' più piacevole la vostra quarantena. È una ricetta che potete usare al mattino per una bella colazione, la colazione dei campioni, per uno spuntino al pomeriggio o addirittura, perché no, per qualcosa di dolce post cena prima di andare a nanna. Allora, questi sono i pochissimi ingredienti di cui abbiamo bisogno. Albumi, cannella, fragole o banane, quello poi vedremo perché non è obbligatorio, della farina di avena, oppure se non riuscite ad avere la farina d'avena, non avete in casa la farina d'avena, prendete una semplicissima avena, fiocchi di avena, ok? Li frullate giusto 2 secondi nel frullatore, in modo tale da renderli un pochino più piccolini e granellini, e siamo a posto così. E ovviamente uno shaker per mixare il tutto. Cosa funziona? Abbiamo, questa è una dose per, vengono fuori 2 pancake abbastanza grandi, quindi poi possiamo mangiarli tutti e due nel caso sia una colazione o anche solo uno prima di andare a letto come spuntino. Magari ne facciamo due, uno lo mangio io, uno lo mangia mia moglie, e poi vedete un pochino come siete. 200 grammi di albumi. Precisi ragazzi, attenti. Vabbè, 203, abbondiamo. Cosa mettiamo? 60 grammi di farina di avena. Azzeriamo. Sembrano pochi, ma in realtà 60 grammi sono un bel po'. Perfetto. 60 grammi di farina d'avena. Un pochino di cannella direttamente nel nostro composto. A me piace molto la cannella, fa sempre bene. Chiudiamo e shakeriamo logicamente. Sentiamoci un pochino come Tom Cruise, non mi ricordo quel film, come si chiamava quel film, Ah, ragazzi? non puoi chiederlo a Aiutatemi. me. Comunque, ci sentiamo un pochino Tom Cruise. Perfetto, il nostro composto è pronto. Accendiamo la nostra padella rigorosamente antiaderente perché non andiamo a utilizzare nessun olio, burro, nessun grasso insaturo che rende la nostra quarantena a quel punto totalmente unhealthy, invece noi vogliamo rimanere sani. Quindi aspettiamo che la padella sia molto calda, perché non utilizzando un olio di cottura, la padella di dente deve essere molto calda. Diamo un'ultima shakerata al nostro composto e andiamo a versarlo direttamente sulla padella. Io preferisco sempre coprire con un coperchio per dare una cottura omogenea, soprattutto per velocizzare la cottura della parte superiore, però non è obbligatorio. Abbassiamo leggermente il fuoco. Calcoliamo circa 45 secondi, un minuto per parte, non di più, quindi un minuto circa. Quando vedete che sopra comincia a diventare quasi cotta, non veramente, non perfettamente cotta, op, giriamo. Guardate che bella. Questo è un tocco da chef, non metto a girarla. Io utilizzo questa. Se siete più bravi, fatela saltare, ve lo evito. Prepariamo il nostro piatto. Rosa, un bellissimo piatto rosa perché questo pancake lo dedichiamo a mia moglie, che mi sta gentilmente facendo il video. Aspettiamo 30-45 secondi, come vi dicevo, anche da questa parte. Direi che va bene. Spegniamo la padella. Ricordiamoci che ne abbiamo ancora una da fare qui nel nostro shaker. Adagiamo nel piatto. Qui quello che possiamo fare è aggiungere un pochino di burro di arachidi, se vi piace, un pochino di yogurt, un pochino di marmellata, quello che volete. A me piace così, naturale. L'unica cosa che vado ad aggiungere è un pochino di fragola, così, per dare un tocco. Il nostro pancake per una quarantena dolce,
ma super healthy, è pronto. Buon appetito a tutti.